No, non posso cioè, cambiare, aspetta. Non è mattina. Eh, aspetta, certo. che no, io no, sono no. buio. Eccoci. Ciao ciao, bellissimi. Sono un po' stanchino. Come mai? Ma giornata piena. <ride> giornata piena. Ah, e poi ho visco. mangiato un, un, un po' troppo, secondo me, oggi. Hai mangiato? No, ma non è tanto. Il fatto è che stasera non sapevamo cosa farci. Ed eravamo, Siccome eravamo al Bennett. Abbiamo preso. Ci siamo fatti due pizze surgelate. Eh. Però Franci, che non stava proprio benissimo, me ne ha lasciata metà della sua. quindi ne ho mangiata una e mezzo. E sono un po' pieno. Non sono più abituato. Devi metterla da parte. E ma lì per lì mi sembrava una bella idea. Avevo fame. Poi invece no. Ho mangiato. Allora la mia era con. Eh, margherita e salame. Cioè, magari, salame piccante. Però ho detto margherita e salame piccante perché era, non c'era niente di piccante, era solo un, un pezzo di carne. E poi l'altra era con le verdure, melanzana, zucchine e peperoni, bella. Però più era l'ital pizza mangiando. la mia ninja. No, la... Quelli e patate, naturalmente. Per me sono gli unici che hanno senso di esistere. Io non mangio mai i sofficini. Però mi manca... cioè, probabilmente se li prendessi... Li... cioè, li... se li prenderei, li prenderei quelli al sugo. No. Perché comunque sono abituato e mi ricordano tante cose di piccolo. No. Però mi ricordo che avevamo provato quelli... forse erano proprio quelli salsiccia e stupaglio e mi erano piaciuti, effettivamente. Anche... no, c'erano quelli con ripieno verde che c'erano piaciuti pure. No, mamma mia... Uh... Era uno con verdure e qualcosa. Fan schifo, fan. Ma che schifo fanno. Ma non era, quel non era proprio quello cioè proprio verdure. No, era era erano due cose e c'era piaciuto un sacco. Quello che sono le verdure, verdure formate. No, no, ma non, non mi ricordo. Cioè, sì, per perché Dopo il video di Space Valley, avevamo preso tutti i tipi di soffiacini e li abbiamo provati piano piano. Che poi a me quelli al pomodoro piacciono ancora. Comunque, cioè, non li mangio mai, però quando capita mi piacciono ancora. No, forse. Non, è... no, non era prosciutto cotto e diarrea, era qualcos'altro. No, non erano. Que... No, non erano quelli verdi, allora. Non lo so, forse erano grazie quelli lì tu. che dici tu. Grazie, grazie. bellissimi, grazie mille. Grazie. Comunque per le sub. Io non ho mangiato appunto oggi, però a pranzo ci siamo fatti le chesadias. Non abbiamo perso sub. come è possibile? Eh, perché eh, cos'era eh. Cos un mese fa? Grazie Felix, amici, Niente, mi raccomando, rinnovate weekend. Probabilmente era un weekend sì. rinnovate, rinnovate, se avete piacere C'è mi raccomando che c'è il September, Ricordatevi, tra l'altro allora, vi ricordo Che il September lo potete fare anche se avete Prime Cioè interrompete Prime per adesso Vi subate Per uno, tre, sei mesi Poi finiti questo periodo potete ricominciare col Prime Basta che torni... togliete il rinnovo automatico Esatto, Quindi, però risparmiate due Prime, mesi Fa sei mesi di pagamento normale così ne risparmia due e poi cominciate. Grazie Prime. Pacciugo. Paciugo. Magari avete il Prime da dare Prime a qualcun da dare altro, altro che state cazzo. pagando. O viceversa. Grazie Pacciugo, Paciugo. Sì, ci date sicuramente una grande mano se fate con la sub normale sei mesi di botta però, che voi appunto, pagate se, 4. Se ricordatevi, se poi dovete tornare da noi col Prime, di togliere il rinnovo automatico. Così finiti sei mesi ricominciate con Prime, certo, però insomma avete sei mesi al prezzo di 4. Oh, Cazzo, Baco. Ho ha fatto Baco. Vedi, ho fatto sì. la conversione fortissimo. da prima da abbonamento, magari. Ha fatto i sei mesi, fortissimo. Io ho, ma... Comunque, dicevo, ho mangiato oggi le quesadillas Mi sono fatto Come. con il pollo. Ho preso il pollo e l'ho marinato per un'oretta con eh, il limone. No, grande Baco, il limone, l'olio, il pepe di Szechuan, l'anice e un pochino di tandori masala. Oh, sono venuti incredibili. Poi dopo ho fatto tipo una guacamole con l'avocado e i ceci. Con i ceci? Sì, li ho mischiati. Grazie, ho Bored! Ho frullato insieme l'avocado, i ceci, un pochino di cipolla e poi dopo un po' ne ho messa anche non frullata. Eh, ho frullato così con un po' d'olio e eh, oh è venuta spettacolare quel cazzo di guacamole con i ceci. Consigliatissimo. Ci sta. Consigliatissimo. Ma io volevo, ho visto una ricetta che fa... Face... Eh, vabbè, una ricetta molto semplice in realtà. In cui fai il pollo a um, tipo pulled pork ma di pollo testa di cazzo ed è molto buono. Eccolo qua. Mi fa schifo soprattutto quello con gli occhiali. Va bene. Di te per un altro, eh e beh, sono effettivamente quello con gli occhiali. Eh. Si sì, non, non, non è il caso. E, comunque si sì, voleva fare questo pulled pork ma pulled chicken. Eh. Che l'ho visto in un video e non l'ho mai fatto, lo vorrei fare. Che è anche facile perché fondamentalmente lo fai bollire con un po' di eh, un po' di verdure eccetera. Voglio sì, per dire fai che tutto. di scrivere in chat. Era Lerica, Eh sì, era Lerica. <ride> non è pulled cicche e basta, no, quello non credo si faccia. Né di sigaretta né di gomma da masticare. È, pe è perché il pollo se lo vuoi fare che si sfilaccia. Ti avevo provato. E devi farlo andare a bollire so, un bel po'. Lo devi bollire esatto. se lo bollisci viene di me, a me fa fai. No, però fa... lo no, allora, lo fai... nel video lui lo faceva bollire con eh, tanta paprica. Mette... Eh, sì, paprika ne metteva parecchie. E eh, lo so, ma bollire per E poi si metteva si carote, cipolle. Nella... Ah, no, ma fa... poi, si asciu... poi si asciuga tutto perché lui lo faceva Vabbè, Ma asciugare fa, fa il brodo? Fa... No. Lui alla fine di tutta questa cottura, ciuccia... l'acqua. Veniva molto meno perché non è che facevi Vabbè, proprio sì. l'acqua da, da brodo. Fa brodo comunque. Puoi fare anche il brodo, però lui la faceva asciugare in modo da farci tutti gli straccetti, in modo che poi prendeva la fetta di pollo già marinata con verdure, paprika e tutta. Appena la... No, la metteva sul tagliere, si bollino. sfragnava, tu... cioè marinata. Come si dice? No, Beh, ma sì, mia, è... nonna, mia nonna quando fa il brodo, in un certo mia senso. Nonna Poi, quando fa il brodo, la carne, poi quando la tira fuori la sfilaccia tutta così, però è. è cioè eh, carne lessa un pochino se invece la fai marinare no, vabbè se gli metti la paprika le cipolle tutto quella cosa lì rimane, che ri, bello... rimane comunque nel brodino che... se, se invece te la fai asciugarla bene se te la fai marinare in un qualcosa di liquido tipo appunto eh, limone olio Andrea. e qualche spezia roba sì. del genere grazie Andrea no poi secondo me quando... No, la... lui, lui metteva il limone già, eh? Lui metteva tra le varie verdure, sì, c'erano anche fette di limone, dico, poi, poi la, lo, lo tiri fuori e lo metti a cuocere nella padella. poi riesci a sfilacciarlo comunque, lo fai andare a fuoco basso, lo fai cuocere più a lungo. No, ma lui mi sa che non lo ripassava in padella, eh? Lui, lui faceva bollire. Quando diventa disponibile, credo che se lo converti diventa disponibile subito. Baco che l'ha appena fatto... No, non viene disponibile subito. Allora, cosa succede quando poi quando ti scade? Mese, quando ah, finisce il mese, quando ti eh. scade poi Ma penso Prime... che i sei mesi? Allora, o Bacco è scaduto oggi, sì. quindi. Altrimenti, quando fatto, ti scade no. il Prime, semplicemente Barco ti si rinnova mesi. con sì. i sei mesi esatto. e lì ti diventa disponibile il Prime, credo. Sarebbe la cosa più logica, sì. Secondo se posso usarlo su un altro canale? Vedi Beh, un po'. Sì. se ti è scaduto oggi o ieri, penso di sì. oggi, Beh, magari ti scaduto, adesso sì. magari devi aspettare un attimo. Che buoni tortellini in brodo, i cappelletti forse volevi dire. In brodo. Eh, dai, non facciamo i coglioni, eh? Non è uguale, è la stessa roba, è ugualissimo. Proprio. Quando cambiano brodo cambia di solito e... sono abituato a fare i cappelletti in brodo e i tortellini invece diversamente. Eh, vedi? Come dice User, devi aspettare che finisce il mese di prime e poi ti si attiva. Ah, eh, ok, vieni. Ah, no, però i sei mesi ti partono da subito? Cioè. Ad esempio, Prime profuso. ti finisce a metà mese, però i sei mesi pagati partono già da adesso, però comunque Prime devi aspettare che finisca il mese usato. È un po' una fregatura, così. Però in caso aspettate la fine del Prime, tanto comunque settembre è fino a fine mese, quindi a prescindere un mese dura, Flavio, non, hai non, poi. non hai mai infiato mai un cazzo, però, però si sì, mi ha chiamato i tortellini. La come. te la conta, no. ma il premio di aspettare. Ok, quindi a sto punto, se avete Prime adesso e volete convertirla, aspettate che finisce Prime. Sì. Vi conviene di più, perché sennò perdete i giorni di Prime che avete usato. Quindi. Eh, quindi Prime non lo puoi usarlo, ok, Vaco? Quindi io nel dubbio è buttato via due giorni, ok? Io come... nel dubbio mi. Tipo gli ultimi due o tre giorni del mese mi guardo tutti gli abbonamenti che voglio fare e faccio a settembre dura fine a fine mese a prescindere prime se non l'avete fatto tra ieri e oggi il più forte se non avete fatto prime tra ieri e oggi entro settembre vi finisce per forza quindi caso aspettate la fine grazie ponzio grazie a tutti belli perché l'hanno rinnovato oggi mi raccomando amici mi raccomando se volete supportarci il mese perfetto poi addirittura, amici, certo, quando sì, ci sarà la sì. 12 ore il 28, ricordiamo eh, l'ultima settimana avete anche la, la cosa sugli abbonamenti e il regalo quindi mira, poi vabbè, ve, ve lo ricorderemo comunque non... però se volete fare supportarci regalando sub, che è anche una cosa bella perché la regalate magari a qualcuno che non, non se la può permettere, e la, sarà poi il giorno giusto, ecco, vi potete sfogare vi ricordiamo anche e che potete vi regalare anche tanti. più mesi non so se sono in sconto anche quelli però potete Marco, regalare più fare quel più chopper. Cade lo stesso, ma si vede pochissimo. Tra l'altro, vedete giusto il musettino qua Ma cade lo Scusa. Perché lo sa, penso, non tanto perché si capisca certo. sì, il corpo si può capire forse, però. Oggi ho fatto una cacata. No. Eh, ma complimenti. No, no. Aspetta, ci cioè, ho fatto anche quella, però adesso lo lasciamo stare. Io ogni tanto, cioè in Giappone, ho preso le VCF della Banpresto, quelle piccole figure dettagliate, e ne ho, presa... ho preso un doppione. Oggi? Non sapevo che l'avevo comprato perché le robe del Giappone sono ancora chiuse dove erano prima, perché non abbiamo dove metterle, per ora non c'è la vetrina. E, e quindi l'ho preso un doppio, sa so che la rivendo su Vinted, perché ho sbagliato, ragazzi, ho speso a caso. Tra l'altro è anche il mese che sto stringendo la cinghia, quindi ho sbagliato tutto, ho sbagliato. Non c'è punto esclamativo Vinted, ragazzi, forse magari... In sti giorni vi passo poi il vintage mio e di Franci. Se volete comprare qualcosa, Mi, mi sa che l'ho già chiesto sette volte almeno. Ma quando vendi, ti, ci pensano loro al corriere? Tutto? No, tu devi andare tu in devi un. Fare, tu, fai la, tu fai l'impacchettamento, eh. eh, vai a un, al punto che scelgono loro. Scegli tu. E non mi ricordo ci no, da cioè pensi tu, tu vai con un codice di cioè Vinted, Non, non loro devi fanno... chiamare Bartolini esternamente. No, 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 tu no, tu è penso, poste fare, italiane, vabbè, le poste. Ma dalle poste col mio pacco fatto Grazie, per so. bene sistemato no, bene, no, bene, se no, ti metto la decisione ah, negativa. E fai vedere il codice, poi loro lo fanno. Tu prendi i soldi ma. Ah, devi, però stamparti non abbiamo... le, devi stamparti l'etichetta. No, ti danno Sì, o gli fai vedere il codice. Cioè, credo gli puoi far vedere anche solo il codice. Non l'ho ancora mai fatto, però adesso stiamo vendendo una roba. E a me lo spattimento eh. è proprio quello. Guarda, preferisco quasi chiamare il corriere così me sì, ne, ne ricordo. Più che altro sì, perché andare alle poste vuol dire che ci devo andare la mattina da me. Non so, cioè, magari spedizioni, non sono Ma non puoi, le fa puoi farlo anche non settimana. con le poste. Noi abbiamo anche un negozio che fa altro. Che ci fa anche ah, le okay, spedizioni, lì non c'è mai un cacchio è di spioctura. È l'unica sì, o tenere le scatole. Però di se, per esempio, lo scegli tu, o lo sceglie lui, non mi ricordo chi dei due sceglie solo poste o solo Bartolini, lì devi fare per forza anche la maniera e gli dico eh, non ci sono le poste qua mi spiace eh no ma puoi, puoi segnare io non faccio con altre robe che non ce li hai io giusto, che ti puoi fare un'ora e mezza di autostrada se non ce li hai non ce li hai Glielo segnali e buona però no, effettivamente non l'abbiamo mai fatto so che funziona così me l'ha spiegato anche già Luca che lui lo fa spesso cos'è un punto poste? E... punto poste? punto poste post. <ride> Cioè, me, io ho, me io ho chiudono, un punto da me le poste chiudono cosa. alle 13 chiudono sì, sono loro. Le poste. ho capito io, uno che lavora come fa io vado sempre al tabacchino a spedirlo spedire sì sì ci sono anche dei ci tabacchini sono i locker, sì, ma è quelli più in città però è qui più difficile trovare Cioè, i posti in ogni città sono, i locker non esistono O quasi. per un oraculone, si farà guai alla città del terrorismo durante la 12 ore Trouble intero, no, eh, no No, okay. credo di... Allora, per ora non è... Non no, possiamo, se siamo in tanti, quel... A parte, fai l'oracolo Ah, scusa, no. no Hai problemi con le cose di forma anellica eh, di se, se siamo in tanti, probabilmente faremo parti animals Vista che è tecnicamente Eh, noi stiamo aspettando di fare il 28 Anche perché così abbiamo payday e party animals eh. E qualcos'altro era mm, pure? Non no, mi ricordo i giochi nuovi erano quelli Io ho un, un pochino... Mi... Non, non è la voglia in realtà. È la voglia di farlo Mimbo in live sì, una sì. volta, no, Tarkov di rifare una un'oretta. Sì. Un no, non ho, allora non ho se... voglia di giocarlo, ho voglia di farlo in live perché una volta ogni tanto così a cazzo, sì, e sicuro allora, una puttanata. Secoli, facciamo così, no. lo facciamo per la 12 ore. Va dai. Bene, dai. Eh sì, firmare, no, per 12 core. Eh. Dai, dai, lo facciamo eh, per la 12. E eh, segna, Marco. Segna, se Marco, segna. Sì. Eh, sì. Sì, 12 ore. Sì, sì, l'avevo fatto io. Ma ah, io spero che esca in fretta anche l'arena. Perché sembra interessante. So ah, io ho segnato, che io ho segnato con Gartic con Robby e Tiziano. Ma non l'ho avvisato né Robby né Tiziano. Ho deciso, Questi no, giorni, no, tanto lo te. dovrei sentire, Quattro Tiziano. Lo so lo no, so, no. Mamis che Rainbow Six è una merda, però... Vabbè, volevamo portarlo giusto Six per era dire che era una merda e per installarlo dopo due o tre anni. Sì, era giusto per fare un ripatriato. Sotto lo facciamo domani, ragazzi. O dopo domani che c'è la seconda parte di Cosmo, sì. per l'espansione. Sì, no, domani mattina che... Ho avuto brutte, cioè non belle notizie da chi l'ha già provata, però proviamo lo stesso. Vabbè. Domani mattina si, la chat fa, si farà quindi. qualcosa durante la 12 ore. Sarebbe carino fare sempre qualcosa eh, con la chat. Vediamo, vediamo di trovare qualcosa. Si potrebbe dai. provare anche con qualcuno perché è andato su Game Pass. Una... no, c'erano. No, andiamo a fare um, uh, Gartifone. Con sì. la chat? No, se, se è se, quello se, che ho appena attende. O lo facciamo con la chat, o lo facciamo con Tiziano. E no, no, facciamo eh, uh, l'altra volta. Avevamo inserito qualcuno della chat. Ah, ok. Se no, vabbè, possiamo fare sempre un gol. Avevamo fatto le... noi e poi avevamo chiamato. Ah, no, c'era Stumbleguys, Guys. detto che Non mi è vero. Non l'aveva detto l'ha nessuno. Io ho, ho detto, il foglio. Vabbè. Abbiamo detto Crab Game. Era eh, Crab, Crab, Crab Game. game. Sì, mi confondo. Eh, Crab lo, lo mi confondo. Sì, era il primo gioco che ho segnato. Sì, Crab, Crab Game. So, sì, vabbè, Crab Game lo facciamo. E comunque in Phone qualche spazietto per qualcuno di voi ci sarà. Quindi. Era Crab Game, preparatevi no, no, no. anche no, no. per Gartic Phone Tra l'altro, le clip di quel Phone ancora girano perché erano bellissime. Era no, papa... il papà messo... che spara comunque. Abbiamo già eh, deciso sì. i giochi eh, perché ormai sono già 6 o 7 quelli che vi ho detto. Sì, quindi. scaricatevi Crab Game, penso pesi no, no, 4 esce grammi. Di... Eh... Sì, se c'è qualcosa di nuovo, penso veramente pesi qualche kilobyte. Quindi non vi preoccupate quella... di scaricarlo. La settimana lì ci sarà anche FIFA. nuovo? Sì quello pippabile non è pippabile scusate è che stavo leggendo un'altra cosa quello non stavi leggendo stavo leggendo cose mie lascia fare no cosa non è vero non sono cose mie sto sbagliando tutto era una cosa di Steam un comunque gioco di Steam. leggendo anche il gruppo di Evox mi è sceso tantissimo la voglia di giocare a star ma proprio zero proprio... l'ho allora... finito di scaricare ma non C ho voglia di non ho no, perché non cazzo da Evox chiaramente sì sì ovviamente risposta standard di moro noi, mi faccio eh, Viking Berlo per niente. Fronzo, un giocatore figo. Tra l'altro. Eh, non ne capiscono un cazzo. Eh, fate giocalo, poi no? le mandiamo a Kido. però non posso dargli tutti i torti, ecco. <ride> no, ma a me non intriga starfield Non per quello che hanno scritto, non intriga per il contesto. però in realtà, se eh, mi il contesto le robe Marco spaziali, è l'unica roba che c'è. Scusami, eh? infatti, non lo gioco io, eh. Infatti io non lo gioco, no, però magari a uno che gli piace il fatto di tolto. lo sparare. In realtà, in realtà, in realtà è, è, molto... è molto carino il sistema di quest. Hanno avuto una sfiga bestiale che si è uscito dopo Baldur's Gate, ma proprio bestiale. Però, proprio Baldur's Gate, però è... Beh, con Baldur's Gate vai sul sicuro. Io mi sono comprato Persona 4. Sto aspettando delle venero... recensioni su... per la PlayStation, vedere se è effettivamente funziona su... Su... su PlayStation. Su PC non sarà come su giocare eh no, col se... pad su PC Eh, se è decente, se si riesce. E non Ma si riesce, si così. riesce solo che no, secondo me ti passa la voglia meglio. dopo un po' ti ammazzi. Probabile su PC no, meno male ti poi... puoi decidere sì. se usare Ma il pad se si le palle. La tastiera anche ha sì. Non penso proprio, bisogna vedere se puoi farlo. Non... Ah, beh, poi no, bisogna essere compatibile. Il gioco sapete qual è un gioco è fattibile? Ma per fare tutte le robe, devi scorrere menu su menu quindi roba un beh. casino che la tra l'altro c'era l'Ezar nella lista Pe sì. e ehm, Forever Skies farlo. no Forever Skies non è in multiplayer però poteva essere interessante perché è un survival cioè ok che è sempre con l'astronave bla bla bla, i tech tutte le robe okay, che non è roba che mi piace però c'è la, la componente survival che può essere carina non so se qualcuno l'ha giocato le recensioni sono molto positive che sta rinvengendo Grazie sì. Luca. Quello non so se lo metteranno mai no, oggi, oggi però stavo pensando. E non c'è se è non survival? È, non c'è scritto su Non c'è la, cooper la cooperativa, non c'è no. Però oggi mi era venuta un po' voglia di rifare un survival. Porca miseria, un survival proprio. Non è qualcosa di nuovo anche. però. Cioè, sì, perché Terraria stai non è un survival. survival, eh no? No, proprio sì. Proprio e, no, proprio uh, ce n'è qualcuno. Ma però Teros, okay. grazie mille. Anche la, grazie è di un cuore, è un survival. cioè sì, ma Dust, no, il è un survival. Perché sì, comunque mangi, un... bevi, di fai la casa. Cioè, per l'aria è con... più esplorativa, Fa, farei che non l'abbiamo mai giocato. Porre. Però no, non ce l'ho io. Però il problema è... No, neanche io ce l'ho. però Il problema è che sono quei giochi online. Non so se corone oh, è corone godibile, ma no. no, io non lo voglio così. online, voglio uno. E eh no, neanche io, ne voglio uno cop e basta. Io o alla. Beh, vedremo, mh, magari non si chiama. No, Sorcio. Rispetto... Ma c'è sempre My Time at Kuliko. Che possiamo provarlo, eh? Anche. Sendrò San che esce a fine mese. Ci vorrebbe una eh, alla Valed. Quindi... Ma... Rispetto a uno Skyrim, diciamo che a livello di trame, quel secondario è uguale o meglio la narrativa. No, no. A livello di quest, è molto meglio rispetto a Skyrim e rispetto a Fallout. Da quel che ricordo io. C'è sempre il problema. Sempre di star. Sto parlando. C'è sempre il problema che. È un po' molto chiacchierone Grazie Flex Può, può non, eh, non essere un problema Loco, eh, Perché spesso è, è molto alla GDR Cioè chiacchierando non, eh, non combatti delle volte per dire Che è importante eh, Ci sono altre cose sono... Il, pro... Il problema di Starfield secondo me È che è un gioco di 10 anni fa Cioè è Fallout 4 qua... Fallout 4 di che anno è? Fallout... Due... Secondo me è 2016 ho giocato 2015 sì. sì, sì, eh, sì, più o meno è quello cioè ci sono caricamenti per fare ogni cosa cioè io non capisco come faccia girare così male che io in giro sento dire eh, ma è mastodontico no non è mastodontico sono tutte aree microscopiche dove quando entri dentro gli appartamenti le case, i locali e roba del genere c'è un caricamento quindi non capisco come possa essere mastodontico se tu po poi, cioè, i pianeti appunto non sono esplorabili, tu puoi andare in ogni punto del pianeta come ti pare a te mettendo il punto e atterri, però ti, ti atterri in delle aree dei, quad dei quadratoni dove ci sono delle cosine, che però sono... E così non so certo se ragazzi, così. è tanto difficile, poi in live non so quanto sia, no, magari bello per voi. No, per me, a me, mi sta dispiacendo per adesso. Però potrebbe diventare molto monotono, cioè molto ripetitivo se le cose sono sempre uguali. Però io sono, cioè, ho giocato una quindicina d'ore. Ho perso oggi tipo un'ora per fare solo la navicella, che mi sono messo a provare a fare la navicella, che non serve a niente perché tanto poi nello spazio per adesso non ci stai perché fai viaggi rapidi da un pianeta all'altro e basta. B, non ti dico Rust, non, non mi va Comunque per niente. Non che dicevate prima che qualcuno diceva che c'era la COP. No, no, infatti l'ho guardato prima. Su Steam non dice di no. Stavo vedendo. C'era qualcos'altro che avevo messo in lista che era uscito. Ce n'è di giochi però. In, insieme, ma allora io. Moro dobbiamo farne almeno due. Che però, è da due, sono da due. Quindi, okay, I'm future eh, cose. Apocle, e poi ne ho, ho segnati messo. un po'. Cioè abbiamo Seven Days to Die. Che lo vogliamo riprovare da un botto. È vero uh... poi, vado... poi ho una lista lunga ma dovremmo guardare Pezzo... c'è core keeper ne abbiamo ne abbiamo in caso di, di... Eh, movimento 2 e eh? eh, poi vediamo io se dobbiamo far esordire qualche gioco lo otterrei per la 12 ecco quello potremmo pensare da eh, 30 euro De che? movimento 2, 2. 30, euro, 30 sono, sono proprio tanti. Si sì, sì. aspettiamo che vadano in sconto. Quello beh. dei pinguini. si sì, ma anche quello da due. Ma quello è il terzo, in realtà, perché ne abbiamo altri due. Uno era quello dei Takoyaki di merda. Che probabilmente una sera se va bene. No, e poi ne abbiamo un altro: Vabbè, va vediamo poi. E poi ne abbiamo preso un altro che era. Non mi ricordo mai come si chiama, dove c'era da sparare in due. Abbastanza arcade. Però quello non non come... lo dobbiamo fare io, Marco. Quello dei pinguini, io... poi lo facciamo. Ma parte dovrebbe uscire a settembre, ricordo male. No, il esce... 20 settembre Anima se esce il 20 settembre, parti Animals se esce il 20 settembre. Ah, beh, sì. sì giusto. Sì. Noi facciamo la, il 28 la cosa, sempre che non lo rinviano di nuovo. Ma ormai, sì, sicura sì, dei, dei pinguini lo facciamo, ragazzi, Tricky Tower. No, di sicuro, lo faremo sia prima della 12 ore, sia durante la 12 ore perché Aspettare fino al 28, magari una volta prima lo facciamo. E poi, vabbè, ho una lista di giochi. Ma poi, tra l'altro, alla fine quel gioco che io l'avevo segnato perché mi intrigava parecchio, ma non mi ricordo se era in Coop, quello dove c'era il mostro che si muoveva e tu vivevi, avevi questa civiltà sopra la sua schiena. Ma, ma, ma questo Simonland invece non è in Coop quello Simonland è la copia di coso di, è, di Grounded, lo ground, perché è uscito. in non ci ma è uscito da un po' di mesi. Mm -hmm. E c'è la Cop. Co sì. Non mi ricordo. Posta, però. Posta io non mi ricordo, 20. non me lo ricordo questo. Eh, una lista, ah, abbiamo so train 5, se. ma anche quello aspettiamo un attimino. Cioè, questo è un Survivor nuovo. Però sono 29 euro. Eh, non è poco. C'è la inversione anticipata sul pass, quello che dici tu, Marco. Sì, ma io mi ricordo che l'avevo segnata. La recensione gli ha dato un voto di merdissima. Eh, ma infatti, aspettiamo quello lì, poi, magari, quando si abbassa, parecchio, ma perché non, cioè, non erano neanche gli ultimi eh, di train. Perché altro il 4. Il 4 non era granché. Aspetta, come si chiamava? L'ho aperto prima. Era nel coso degli strategici. Ah, ma non 8 a Trine? No, avevo letto, Me l'ho confuso forse con qualcos'altro. Beh, 8 ci sta. E non mi ricordo... Guarda, l'ho aperto due secondi fa, Irene. Però non mi ricordo il nome. Ciao, Draco. Eh, era il festival della strategia. Andiamo un attimino... Ah, Pensiamo già a Smallland, veramente. ah, era the, the, the Wandering Village dovrebbe che essere. Ha anche recensioni molto positive. Smallland su Steam, mm -hmm. non è estremamente. ma. altro ma... no, non è in cop. se non Beh, in Coop, è in copolo gestionale è quello che... a Wandering Village. Come si chiama Small Small Smallland, Smallland, e lo trovo. Il problema è che non ci sono anticipato, quindi vuol dire che poi aver rifatto. Più volte. Sono sempre lì. Cioè, aspettiamo che esce il definitivo, ma potrebbe non uscire mai. Che è effettivamente grounded. Sì. Però potrebbe essere carino. Poi anche cavalcare gli animali, vero? cioè cose che grandi. Non avevo. Questo non è in italiano, fra eh, vabbè. Vabbè, Però... survive train. L'ho provato purtroppo. È veramente. Non so. Vabbè, train. So porca miseria. Non è che sia mai stato un capolavoro train, è, è divertente. Beh, a livello grafico, anche dice anche la sua, è proprio che è carino da fare in coop creano situazioni, questi sono i Nazgul, che vengono a trovarci come al solito è carino da fare in coop, però non è che sia mai stato questo gioco irripe... incredibile da giocare cioè, caruccio no? c'è un cazzo nell'occhio eh, eh vabbè eh, ma capita tra in due è proprio bello purtroppo, ma anche il primo era caruccio cioè, poi li abbiamo fatti tra l'altro in live, i primi quindi un non... sì, ma due o tre li avevamo fatti perché ho guardato, sembra... Come si chiama? Don't starve in 2D. Eh, dove non so. È un roguelike cop. Co ah, ce l'ho nella lista desideri, tra l'altro. Era. Ma più che Don't starve è, è tipo. Quello lì che tu sei in questa. Astronave. Ognuno deve prendere una parte dell'astronave. Mm, come si chiamava? Tipo che c'è cioè quello lì che deve guidare. Poi c'è l'altro che deve sparare. Intanto vi muovete in questa mappa. Ehm. Mo che mi, sicuro non mi viene meno: trauma. Mm, come si chiamava? Ragazzi! Molto rosa, il colore affrontando i mostri da sì. deve arrivare il più in giù possibile. Esatto, ma è carino da fare in Coop. che mi ricorda quell'altro. Che, però, se non sbaglio, era Coop locale, locale. Era mm. il colore preponderante era il rosa o il rosso. Era mi, sto mi, mi sto cercando di dare degli indizi. Ma eh... Starfield, ma voi invece. Che era in questa sfera, no, questa astronave sì, sì. sottomarino sferico. Lovers in A Danger sicuro? Spacetime? Lovers in A Dangerous Space Spacetime, bravissimo. No, due, okay. Non l'ho mai visto. È tipo no. quello, più o meno. Perché non è neanche l'accesso anticipato Void quindi sarebbe a posto. Sì, ma era proprio una merda come gioco. Era tutto uguale fino alla fine, non, non andava mm. a parare da nessuna parte. Ok, quindi niente, lo rimuovo. Comunque bravissimo Ducker, che era quello. Ed è simile, nel senso che ognuno nell'astronave deve fare. Ecco, quello lì è molto più arcade blando. Questo qua almeno hai un obiettivo. Devi scendere. Con questa grafica più particolare, quello era un po' più. Anche lì c'erano i boss, eccetera. Eh. So, il problema di eh, Lovers in a dangerous, dangerous Space Time. È che non è in coop, Cioè, è solo coop locale. È Cleaners. The more. E che me tre anni che mi chiede di farlo nel More by Night? Eh, fatti, perché non l'hai mai fatto? Perché non mi va. È l'unico che ho qui in Coop eh, è quello lì, uh, Sembra carino però, però quello lì da Serial non è in accesso, cioè ancora accesso anticipato. Ma credo che siano giochi che non usciranno mai dall'accesso anticipato quelli lì, e... Eh. Grounded, tutto, non, però, no. vabbè, aveva mai grounded è. grazie al cazzo, di Obsidian, oh. e eh. o proviamo a farlo. Eh. L'iPedone, pure quello comunque Sta 29 euro. No, eh, poi vediamo: eh. santi, giochini eh. ce ne sono che ne abbiamo adesso. Poi vediamo. Ma più che altro, dobbiamo capire sempre il discorso mattina sera come gestirceli. E poi eh, sono tutti di, da mattina questi. Comunque, io è... voglio provare fai farm pure, che sembra, cioè il classico gioco di farm, ma sembra chiave, carino. su Chimer però la puoi eh... riscattare solo se lo fai al 100% in live. Beh, lo volevo provare, magari lo faccio in un martedì o qualcosa del genere. Eh, non ritardare troppo, eh, perché c'è un limite di tempo. Eh. Sì, no, se... Adesso, vabbè, tanto stiamo... come serie stiamo facendo Pac-Man, che vabbè. Massimo massimo lo posso fare anche una sera, comunque, anziché farlo il martedì, lo faccio una sera e via. Mm, No, raft bug. Farming game, farlo la sera, in un'ora non fai una sega, probabilmente. Non lo so. Non rast, so, era poi, finito, non... Era finito era... Sì, rast rast abbiamo finito, raft. Sì, raft è basso. L'abbiamo rifatto quattro volte. A parte... <ride> sì. Eh... Sì, basta. sì, basta. Anche Rust. prima dicevate rast, Rust, non sono rotto le palle, no, no. Basta, non bastano. L'unica è appunto, appena lo metto in sconto, quello smell lì possiamo provarlo. Poi deve sì. uscire quella con i robottoni lì light tier, frontier, però quello era l'anno prossimo. Quello tipo Space fare, Marine? Sì, che era un robottone... Ah no non, no. Tipo, no, quello... no, non era tipo Space Marine, ho capito quale tipo Sì, sì, sì. Ma... sì, sì, sì. Oh, però che quello robotone... sembrava figo, sì. Però quello ce l'hanno prossimo, quello, quello sembra interessante pure. E invece mi sono... ho cioè, detto anche ieri nel gruppo, giocare a Starfield mi ha fatto venire voglia di riscaricare Cyberpunk. Non è bello, sta cosa. Beh, perché no? Cioè alla fine è molto, è molto cyberpunk, eh, alla fine Starfield, se ci pensi. Pochino, sì. no. eh, un pochino, te. Eh, senza neanche un po' È cyberpunk, ma vai negli altri pianeti, però... Beh, io ne approfitto, aspetto il DLC di Star così me lo compro tutto la sera. Il che, su... che cambia tutto. Fate su Starfield, cioè su Cyberpunk c'è tutta un'intera città e adesso appunto quando esce il DLC aggiornano anche un po' di ballo, cazzo in sì. giro eh io non l'ho mai giocato è perfetto. sperando cioè, che migliorino molto Ma, senso, io non ho mai giocato un gioco della oh. neanche oh. dei Witcher giocato, no eh. io non ho ancora mai giocato dei Witcher eh, l'avevo installato una volta l'avevo iniziato, mi avevano rotto le balle l'ho installato perché sono giochi molto lenti eh non mi ricordo probabile però Cyberpunk Potrei anche giocarlo, preferisco più un Cyberpunk di The Witch, tra i due. Ah, tra l'altro, c'è cosa Una serie di buona... Skyrim mi devo stare forno, No, di Skyrim non mi viene voglia per niente. Perché comunque c'è cioè, ormai anche basta. Cioè, a me il pensiero di Skyrim piace un sacco. Che piacerebbe senso, un sacco uroshi. da tornarci. Ma a pensare di giocare con quel sistema di combattimento, quell'inventario, quelle cose lì. Mi fa passare istantaneamente la voglia ormai. Oggi se cioè, ce ne sono di meglio ormai. In che senso Cosce? Sarà l'unico che uscirà. Cioè, non faranno altri DLC di Cyberpunk, cioè l'unico e basta. Così finisce lì. Punto perché è meglio. Eh? Così prendo quello e finisce. Beh, lì. ma a parte che tanto il DLC poi è una storia a parte, ok. No. Beh, se non fanno altri DLC. È non mi ricordo cosa stavo dicendo. Perché vorranno fare anche un nuovo gioco per. perché? A causa del cambio di engine, quello DLC di Cyberpunk, sarà l'unico che uscirà. Cazzo, cioè, la, il cambio di engine mica l'hanno fatto con uh, il nuovo DLC. A parte che poi il DLC non uscirà su Old Gen, capito, quindi anche lì non so. l'ho capito. Ah, ecco eh, il buon quel ragazzo eh, dell'IT Luke, <ride> mi ha regalato The Tenaz. Eh, che quello lì. Eh, mm, um... frase che Bellino quello. È eh, che quello lì magari lo proviamo, eh. Poi ho, dire, comprare, ho paura di fare eh. dei casini. in live perché non sono buono, però non lo volevo tutto. comprare quando mi c'avevo la scimmia. Un po' di gestionali, e robe così sì. non l'ho mai preso. Ma... Vediamo, ma magari no, lo, pro, non lo non provicchio. e Vedo se farlo in live o meno. Sembra che è una recensione, no, no, ma la leggiamo domani. Ah, l'hanno è vero? Le due nuove espansioni. Eh domani di... parliamo di Final Fantasy 16. Poi domani vediamo. Scusa, per il ritardo, Forever Sky è la coppia in programma, al momento non è disponibile, va benissimo, poi quando uscirà okay, fatecelo sapere non... che magari sembra caruccio, ho visto prima un po' di live ma di uno che ci giocava. Sa. è uscita la patch di Cyberpunk per Next Gen? Mi pare Era sì, uscita, no? è uscita, sì. Era uscita. Ma funziona bene? Vabbè, Ma il cyber non funziona bene da due anni ormai. Eh? Non su PlayStation. Che voglia, come no sulle old non credo giri. ma sulle old non è ma mai girato ma sì. sulla, sulle next non c'era ancora la patch ma, è... ma sì ma comunque funzionava. Cioè sì, funzionava il gioco è stato comunque era... pacciato, eh. teoria sulle next funziona, funziona. No, no perché lo prenderei su playstation però, sì, su no, playstation no. 4 sti cazzi eh. beh in ogni caso appunto non lo giocheresti sulla playstation vecchia quindi... no no fate... ma avevo chiesto le chiavi del dlc eh però solo del dlc il gioco deve... eh, beh sì No ma aspetta una collector Tanto filo proprio la collector che Per ottimizzare al meglio La capacità dell'UE Accantoneranno del tutto L'uso Dell'engine proprietario Pertanto non riusciranno Sì mi sembra una Cazzata però da dire Cioè comunque non è che cioè, pr pr Praticamente prendono il, uh, il Red Engine e lo buttano nel cestino prima di finire i lavori che hanno. Cioè, mi sembra comunque una cazzata. Se dovevano fare dei DLC, li facevano lo stesso. Serve pacca col pad. Che incubo, boh. ma sono secondo me è una questione di, di abitudine. ragazzi. Se sì. sono giochi single player, me ne sbattono. C'è l'automira. Secondo me è una questione Beh, di abitudine. l'automira. Eh. voglio vederti sì, nei ma... posti piccoli, però no. Sì, ok, sì. però la guida ad esempio è meglio pad, quindi sono sempre lì. Poi capisco un cod multiplayer, allora lì ti posso anche dare la giura. Secondo me, come tutto, un po' ti abitui. cioè... E, e non è una questione. Cioè, ti abitui nel senso che poi ti ci trovi effettivamente bene. Non è come ti abitui ai 30 frame al posto di 60. Cioè, ti eh, abitui fine... ti trovi effettivamente oggi bene. Fai GTA... conto che io oggi, oggi pomeriggio ho giocato a Beh, GTA era una merda, infatti. Eh. Però, vabbè, mi sono abituato. Col cazzo, non ti sei mai abituato, Ma non sì, sei mai abituato sì. nessuno, anche io perché. Sì, ci Fammi vedere finito... come spari dalla macchina su GTA. Io ho finito la campagna su sulla 4 Sì, sulla ma 5. non, pi non piangendo, piangendo, però, perché l'abbiamo su... fatto tutti sulla 3. Ma sulla esitazione. 3, sulla 4 e sulla 5. No, Sorcio, no, non, non succederà. A me su ha fatto la, sulla 3 ci abbiamo giocato tutti, ma... Perché era obbligatorio che solo Ma sparare, io mi ricordo, cioè, ci sono poche cose che mi ricordo di difetti di GTA 5, ed erano no. i dialoghi mentre guidavi... E sparare, sparare mentre da... guidavi, sì, allora è vero. Con Joypad sparare dalla macchina era difficile, sì, però è impossibile il resto. sparare <ride> mentre guidavi. Spare... No? Sì. Su Red Dead da cavallo, invece ah, su Red Dead vai, su, vai sulla carrozza o a cavallo, magari è diverso. A parte che su, su Red Dead, Red Red Dead rallentava, è... no, no, no però, però, rallentava. però quando miravi proprio ti puntava direttamente il coso e il cavallo ti andava per i cazzi suoi lì comunque. E, e poi non devi seguire le strade, non fai gli incidenti. Eh, Red Dead non mi ha pesato giocarlo con. Eh... Il Pad per esempio, perché lì era fatto molto bene su Cyberpunk. Eh... No, a parte che su Cyberpunk guidare era una merda, non so se l'ha mai migliorato. Eh... però, ah, anche lo shooting a me, a parte che quando l'ho giocato io, comunque io spero l'abbiano ottimizzato. L'ho riscaricato perché voglio vedere anche quanto è ottimizzato meglio. Eh... Perché quando l'ho giocato io era anche un po' la... lo... lo shooting, non era. Il massimo su cyberpunk l'ho riscaricato perché mi ha fatto venire voglia di uh, giocare a Starfield. Però non, adesso vedo quando e se lo giocherò. Cioè, che lo vorrei riprenderlo un attimo in mano per, uh, per quando esce il DLC. Mm. No, no, la guida su cyberpunk penso sia negli open world la guida peggiore è l'Eyes of P, Moro no, roba, no, roba serio, di Moro non so, of P. non è ancora uscito no mi sa tra poco lo aspetto Dark and Dark se c'è qualcosa tipo ne valga la pena de... ma per adesso ma non è che non ne vale per la ne pena non è su Steam più che altro. Eh, sì esatto non è su Steam D dipende se ti piace tanto eh non lo so se... è... dipende se non... perché non c'è sì, letto... se non lo mollano non ho letto nessuna voce niente se ci gioca la gente roba... non so niente niente ah, di chiaro ho visto adesso per chi interessa c'è la Gorse Legacy al 30% di sconto su Steam. Che comunque sono 42 euro. La Legacy so, su Steam, ragazzi. vabbè. dai comunque un gioco valido, dai. non è vero? Secondo ma me, sì, non è vero. Secondo no. è... cioè, me, siamo a Harry Potter. Comunque vi ci divertite. Poi al sì, di là che non so, forse l'hanno già comprato. Vabbè, sì. A parte che sì eh, però per gli non altri, so. non lo so. Potete eh, infatti, si ore sparava ore guidando ed era l'unica persona in movimento in moto in tutta la città c'è cioè, il del trailer si il spara io non lo so ma su si a vedere la macchina una... che spara facendo i trisisti quindi l'uscitore è dead no, ma è che si deve essere già uscito. mi Dove? sa che ancora manca un po eh Cimpsy grazie non credo grazie mille grazie a Cimpsy grazie già la grazie è Cimpsy grazie a grazie a che doveva uh, uscire Sì, mi ricordo uh, ma no non dice prenotazione dice che sembra strano io non ho visto niente sì, io su Legacy, se proprio proprio a 20 euro non è 40 ah no cioè dopo altro, giocato... 14 novembre 14 novembre 2023 quindi adesso solo prenotabile guarda 30 euro si sì. sopra i 30 novembre è quasi un anno dopo rispetto alla versione ma no, quella... ah, poi che cacchio lo prendete su Switch cioè... io ce l'ho sempre lì installato ma, avviato. ma io allora, non non avviato non c'era niente di rotto Irene su no, girava e... un pochino male all'inizio però adesso credo quello l'abbiamo sistemato. No, sistemato il problema non di Harry Potter di August Legacy non era quello cioè, comprare non c'è niente di aggiustabile se non lo rifai Giorgia, ha voluto Giorgia Clown. Perché... Ho detto come. Grazie, Giorgio, Giorgia. Io l'ho passato vero? il voto a Gorsa Legaci: ah, Cyberpunk. Cioè, io ho giocato 2, 4, 6, 7 giochi. Cioè, ho fatto la valutazione di 7 giochi e del secondo voto più basso a Gross Lega. Grazie, Craigner, l'altro è The Alan 2, oh, ma sono lì. Eh. Cioè, io 0, sono il di differenza. Io sono a 11 giochi giocati. Sì, Ho solo segnato che... solo quelli più importanti, no? No, no, se non so. 11 giochi giocati, in realtà sono 12 con come si chiama, con Pikmin, però non, non lo aggiungo finché terraria. non lo finisco. Tanto vabbè, a terrare siamo lì. Pikmin finché non lo finisco, non lo segno, in realtà sono 12 con Pikmin. il Voto più ah, vabbè, alto, vedrei adesso... Baldrusgate allora. Dico. Ha preso 9 il mio voto più alto. Io non do i voti, ma mi li segno in ordine di gradimento di quelli che mi sono piaciuti. Di più grazie. Ogni grazie ci penserò alla fine dell'anno. E non è un gioco di questa, no? Ma io non, cioè, io eh, quest'anno sarà difficile. Comunque, un dopo cambierà. Ma io ad esempio, qualcosa. Zelda non l'ho giocato. Starfield probabilmente non lo gioco. Ma io, già Zelda... Due... <ride> Zelda, io l'ho segnato. Ho giocato Starfield <ride> nel pass. Comunque, beh, oh, lo cioè, lo fatto. Fatto. A parte Magari che probabilmente giocato. Starfield non lo puoi giocare. Tu è diverso. Ma il DLC di um, Cyberpunk quando, quando è che esce? Quest'anno? Ah, finalmente. Spiderman esce a sì, uscire... ottobre. Eh, il il, no, il 21, mese, 26, 26. Sì, ma quanta roba? Spider-Man è ottobre. Eh, poi esce sì. Spider-Man 266 la settembre, dice Doglia. Vabbè che alla wake lo faccio in live, for, forse. Anche se ne li lasciamo stare. Eh, la wake no, però. anche minchia. Io, per esempio, Zelda l'ho messo perché ci ho giocato 20 e più ore, però non lo consiglio. Secondo me esce più roba, cioè sta uscendo più roba adesso che a ottobre. Ori, amore, prendiamo a ottobre di lì. nuovo, siamo eh. seconda parte di settembre, tutto settembre, e prima parte di ottobre. Che interessano no. a me, credo siano già tutti qua. Poi c'è Allawake. All wake. E alla wake a metà settembre, a se quelli di settembre, quelli di settembre credo che me li farò tutti. arrivo. Thunder. Eh, succederà qualcosa di incredibile il 266 settembre? <ride> Sium Non so cosa c'è, scusa, Sium, Allora, a, a settembre a se... Starfield, Cyberpunk? Aspetta eh, che te lo dico. Lays e of Sea of Stars non è in italiano, in... Allora, in... a settembre se vuoi metterci anche Baldur's Gate 3 che è La Iso vabbè, ok? La eh, P. Of P? Oh... Doglia, Doglia... Scrivi lentamente e ponderando bene, per favore è difficile secondo me oh, eh. non lo considero perché è un gioco di macchina cioè, lo so bello, lo so okay, mette ma... che si crew so. anche Motorfest Lords, Lords of the Fallen dice ottobre aspetta e sto guardando sto guardando quelli di settembre io e eh, no anche quest'altro è cioè, eh... famoso non mi pareva c'è lì quel AK Axolotl eh, che, che quello che sembra è carino, carino. È praticamente quello dell'Axolot lì del, del no, dell'Axolot dell si sì, vabbè eh... ci hanno capiti sì, è, un è Cult of the Lamb, ma con gli Axolot e Enter the Gungeon. Sembra carino. Esatto. Il City. Poi, sono il faglia. Poi, dell'ispettore Gadget. Non so se vi interessa. Ragazzi, mi avvisate per favore se mai un miracolo dovesse portare a ah, Mortal Stars, Kombat in italiano. Lizard. Grazie. Che sì, ok, ma... Il 19 quello settembre. Da via Parti Animals Vabbè. Eh, Witch no, ma dico Fire? Witchfire sembrava dagli ultimi trailer, ma era un pochino risalita. Cos'era Witchfire? Era quel painkiller roguelike. Che capito, sì. esce il 20 settembre. Ah, su ok. PC, vecchio, Pure non quello del 20 settembre. il 20 E dei tre gli editor? Ok, ma quello eh, è dare, ma non Vabbè, è. Eh, a me mi sembra. Vabbè, quello ci credi veramente. Sì. Eh, EA Sports FC24. Oh, okay. E oh, sono no, oh, beh, F1, oh, io sono hypato. io oh, sono hypato perché alla fine. è i timer Cioè, sono tanti giochi che faremo in live, eh, Perché anche Warhaven non penso solo fare Tanto in Panton Liberty, va bene. So, Warhaven va fatto con Gianluca, live, eh? Warhaven va fatto con Gianluca. per forza. Firefighting Simulator the Squad su Switch. Aspetta, quando esce, City Skyland 2. A novembre, prossimo. mi sa. Ottobre, che abbiamo novembre. ottobre, la domenica Bello, Cile certo. è diventata organizziamoci per i prossimi anni. Eh, ma sono eh, eh, mettiamo... sempre. No, no, è fine. Eh, C'è anche il sacco idee... di gente. Questo era a settembre. Però ottobre... già domani mi sarà dimenticato tutto. Ma ci mettiamo le idee. no, io, sto io i giochi che ci interessano li sto segnando. Quelli principali, autobres. Autobre pure quello, no, oh. Scorn sulla PS4, sulla PlayStation. Ah, e Madam, questo FC nuovo FIFA. Hanno cambiato delle cose nel Pro Club che non succedeva da una vita, per quello sono curioso. Po noi, cioè, eh, noi, finalmente ma è mio... per cacchio, poi magari è. il gioco è la solita merda, perché 100% sarà la solita merda. Ma almeno ho delle cose nuove nel Pro Club. Una voglia ah. in più per giocare e farmi il personaggio. Assassin's Creed Mirage è Anche là, il live il 5 ottobre, esce. Ok, però, eh beh, oh. però vabbè. Eh. Sì, sì, no. È un gioco di peso, comunque. Oh. Ah, wake. Aspetta, che sto in ordine. Lords of the Fallen. Okay. Questo io non credo proprio. E eh, dove lo infilo? Sai per <ride> tutto questo casino. Jurassic Park Classic Games Collection. Non so, non so cosa sia. E eh, non doveva uscire il DLC quello delle creature sottomarine? Di Jurassic Può Park. Essere, non credo sia quello. Skull Island Rise of Kong. che Cazzo è questo? Lì su tutto. Boh. è eh... dal film quindi. Boh. Temo. Ok, Wizard with a gun, ma non l'avevano rimandato però. Eh, <ride> <ride> che dovevano fare? Ma quello è la single player, però. Harry è... Potter Colmi, Gangs, eh, Gangs of Sherwood che è quell'altro che diciamo sempre che cos'è io mi confondo sempre con quell'altro che è uscito con di Wood. Robin Hood. Ma ah, no, quello non l'aveva rimandato, era uno di quelli che non aveva rimandato i maghi con la no. pistola. Hot Wheels 2 che lo per forza acquisto per far continuare le eh, meme sì. di una live. Poi oh, vabbè, Guarda, di peso c'è eh, Spider-Man 2, Super Mario Bros sì. Wonder. Che bello, Mario... Ma la wake? Payday e ah, 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 Metal pass. Gear Solid Asso Collection dice, prima -Man, di sì. man sì. Eh, sì. sì, è vero che l'hanno rinviato, è vero. Eh sì. Payday. Payday, è sul passo. Metal Gear pass. Solid Master Collection Volume 1, il 24 ottobre. Sì. Ah, Lord of the Ring uh, Return to Moria. Esce il 24 ottobre. Lizzard. Da fare in Lizzard, eye, quello che sì. esce sul game pass. Quello so. ah, è di Liazzar. No, quello è multiplayer. Non è su Xbox. Quindi dubito sia sul pass. Ostia. Vabbè, vabbè qualche gioco mm, dovevamo yeah. anche comprare. Poi si ti in due il giorno dopo, eh, eh. alla wake 2. Sì. qualche giorno dopo. Si sì, discala in due però è sul pass. Sì, di 2, si discala in due e si miscala. Cosa devo fare un giovedì. No, quello di Moria lo... è un gioco multiplayer Victor, mi ricordi perché non puoi giocare Spider-Man Spider no. tu? Perché non ha la Play. Quello di Moria lo facciamo è solo su è... Play, Spider-Man? Eh, sì. Sì. è eh, un'esclusiva. No, di... no, no, è sempre stato un'esclusiva. E so, P... neanche su PS4. No, no, eh. Vabbè, ah ci sta no. che eh, non eh, sia eh, su PS4. Eh... eh. eh. Alla wake poi a fine mese. E Mi sa che a novembre non esce un po' un cacchio a parte col. No, no, novembre qualcosina. Usciva, però credo. Sì, sì, il fatto che che se... settembre ottobre. Se, vedendo -co -co. il tempo materiale che ho. Eh. E i giochi che stanno uscendo, a novembre sto ancora giocando i giochi di settembre. Si, Si sì. se voglio iniziare. Su Fight Simulator. Sale, non... Esce War il nuovo Warrior, Poi esce The Invincible. È Dart, vediamo è bello sì sa che farò Cyberpunk e poi finiti tutti i giochi mi prenderò ah minchia a novembre esce Like a Dragon Gaiden beh beh uh, sì ma non mi interessa Aspetto è vero Like Dragon Gaiden in... scusate ma c'è The Day Before il 10 novembre a parte che Baldur's Gate io non posso prenderlo è eh, Marco la... che per anno si finisce Picquim ma sì ma si fa easy la quindi si fa veramente. Sì, c'è il Game of, Game of the year Lo gioco so. ah. quindi devo aspettare il 10 Eh, bene, devo alzare le mani. Poi, vabbè, MV3 eh, per non è, è dragon tattica. Garden, ragazzi, non c'è nessun orto da controllare. È dragon Basta, no, per adesso c'è pochissima roba. Perché mancano. 5 no, È a tempo l'oracolo, vuol dire che non è ancora finito il tempo. Eh, perché c'è stato 6 minuti fa l'oracolo? Forse eh, per quello i 10? Eh, perché devi aspettare il cooldown eh, per l'oracolo. Beh, comunque ne abbiamo di giochi anche da fare. live. perché appunto ci dimentichiamo. C'è persona 5 che comunque... tattica sul passo. Io non ho ascoltato niente di quello che ho detto. Marco. Hai no, quel... hai, hai risposto di nuovo a Sorcio. E poi hai ripetuto di nuovo. No. persona 5 tattica. A Sorcio, lascia stare. Persona 5 tattica. Tanto. Ah, ma usciva a dicembre Avatar? ma tanto lo rimandano, vabbè si sì, esce a dicembre esce anche Dragon Quest ma ah, poi Avatar è un Far Cry sì. con la skin diversa abbiamo visto Far Cry però sembrava è... un Far Cry bello Starfield un pochino non troppo diverse. ma un pochino è vero? Marco vuoi giocare a Stardew Valley comunque, con me? Eh, no veramente. che Franci mi castra che ma abbiamo ancora il mondo di c'è Moria che dobbiamo fare assieme in live quindi quello sperando che sia decente potrebbe perché non me l'hai chiesto a me figlio. Doglia? perché io sono un suo amico tu no ha fatto bene a non chiederlo a me. Mi sembra di aver capito che l'oracolo ha una sorta di cooldown. Bravissimo, dovrebbe <ride> e... uscire anche Dragon Quest Infinity. Ma aspetta, ma a settembre cosa facciamo la mattina? Però? Perché Terraria non va, va... o facciamo starbound Beh, adesso. Terraria secondo me, sta settimana va ancora. Sì, una settimana va ancora, ma non di più, penso. E infatti, e poi... detto, va bene, io. E poi o facciamo cosa... starbound subito, non o... lo so, no, no, miracolosamente non... esce. Uh, Forte King 2, anche quello. O poi, poi for the king X sì, Alliance, ma... anche ma for the king lo volete fare la mattina o lo vuoi fare la sera Eh, che la sera lo portiamo avanti per tanto tempo eh però è bello che to... cioè tanto tempo poi dipende eh, se lo fai tutte le sere lo fai tutte, oh, le, oh, sere, eh, lo ma tutte le sere live, uccidi sì. il canale secondo me tutte le sere guarda che piacerà un sacco secondo me eh, for the King. hai un cooldown c'era il buco ma si è ristretto la mattina io non lo farei, poi ci dura pochissimo e eh, poi noi vogliamo andare. ci potrebbe aver ragione, eh. Vector, eh no, po eh, vector allora. potrebbe aver ragione, Payday alla, alla sera rischiamo di non finire nulla. Quindi payday i bisogna capire innanzitutto senso, se ci durano. piace ed è un Parte gioco sì, valido. se ci piace, poi quanto durano effettivamente le missioni, perché se durano tanto, mm. ha più senso fare la mattina. Io comunque voto For the King la sera, una serie e la sera. Part intanto, for the King deve uscire perché è sparito perché si secondo me attiri, si... attiri più gente la sera perché. Comunque sia un gioco rilassante che alla gente piace da guardare a noi da giocare. E, e almeno ce lo gustiamo il lo nuovo Rainbow Six, non credo. Cos'è? fatto 3 Sinceramente, Bazzi, spero sia molto modo. meglio. Io credo che una missione duri sempre sui 45 minuti. Sulle più lunghe. Allora si può fare anche la sera se dura così. Ma di Payday? Sì, però ne fai una. Due il poi. problema è che payday. Comunque devi portare avanti il personaggio, continuare a mm. prendere soldini, sbloccare cose. Magari ci devi giocare no, anche per no, i doglia. fatti tuoi. Non facciamo la fine eh. di... di Fall Guys che diceva, facciamo solo quello. Poi no. Ma se, si si fa se fa fai solo tanto... quello dopo due giorni ti sei rotto esatto. i coglioni. Perché tanto ci avrà 10 mappe in cui fai le stesse cose partendo. Sì. Adesso non partite con l'iPad. No, ma lo su faremo quello, come facevamo Gang Beast, esatto. era sì, E ogni tanto ci si ritrova e lo si gioca. Era carinissimo anche Beast. quello, ma la, la gente ha sto cazzo di hype perché ha visto due pupini mm. carini. È un gioco veramente del cazzo se ci pensate. Parti Animals, ragazzi. Eh. Però, Quindi, come abbiamo visto a... sul nostro canale, ogni volta che facciamo i party game abbiamo più gente che ci segue sì, perché quello che voglio vedere. Un party game. Non, non si può fare no. Però, no, però nel senso, giochiamo sfide, tutti assieme, c'è la gara tra, noi, tra di tra noi. noi. Però, non va fatto sempre. Non va fatto, fatto quelle due, massimo tre volte al mese. Ma è già tanto. Tre, due va bene. Perché comunque tre volte in una settimana da tante sere ci può stare anche. Però devi avere comunque roba da. cioè, no, party animals. No, già non lo farei di meno. Però ma magari. Te, in... Deve essere fatto come gang beast. Come facciamo un gang beast? A me, a me piacerebbe, per esempio, visto che va tanto bene, e piacciono, piacciono. Fare almeno una volta a settimana un party game. In Bello generale Bello, lo farei. Mi Sui piacerebbe. Solo, solo che. Ci con un attimo di ci vorrebbe riprendere un cordaio. E... Ci, ci, riuscire... ci vorrebbe un nuovo party games vero Alla. Pummel party, ma nuovo e poi girarli eh, in modo che non, eh, non si annoiano altri Magic and Horse e North, oh. eh, quelli che abbiamo già provato anche in passato dovevamo provare quando avevo ancora la Switch di fare Mario ma Mario è. spendi 200 euro poi eh, magari ci fa so. cagare no vabbè fa cagare no alla fine Mario però Aspettiamo la Switch Però nuova. Però sì, alternare per tutti video. quelli che abbiamo, ne abbiamo tanti ormai se vai a vedere la lista di tutti quelli che abbiamo fatto in tutti questi anni, eh. Val, no, sì, fai a, li ruoti. il Deleting Cop, ragazzi, è il gioco più di merda che c'è sulla faccia della Terra se cioè lo fai un'ora al giorno. Cioè entri, parli con due per anche, persone e sì, chiudi. Sì. Che cazzo fai? Esatto, sì, c'ha ragione anche il coro ci sono indicati. Giochi a quiz, la meme review, e la meme review, scusate, la make it meme ogni tanto, quello dei film. No, adesso la Grazie, grazie, grazie. Non sei tornato per te No c'è mh... Il coso dell'hotel lì sempre, la... che è sempre figo. Sì, Marco ma è il tipo che mi piace credo. non mi risponde non Cosa posso bello, fare? Lasciarla stare è... Io sono, non sono d'accordo che sono tutti sempre belli Comunque se li fai <ride> ma se li fai una volta ogni tanto sì Ma alternandoli vuol tanto... dire che li riciccio ogni due mesi Eh vuol dire che sono sempre lì poi Cioè rifai sempre gli sì. stessi giochi Ma una ogni due mesi hai voglia no. Ci sta dei, dei, I i jackbox anche sono infiniti. Eh. Inizia domani. L'Assa del Fanta. No, da quello che ho capito. L'Ucla vuole fare iniziare martedì. Da martedì a venerdì. Da quello che ho capito, si sì. provi. Comunichiamo eh... comunque tutto quello lì dove rispondevamo al cellulare. Eh? It's quiz time, ah, it's quiz time. Si, sì, quello si può fare anche ogni tanto. Serve un po' di gente, però sì. Ragazzi, martedì Italia usa come reggo. Quello non c'entra. Adesso Si sì, usa. Sì, ah, va Stein, bene, Moro. Sì, eh, quello era figo. Sì. Comunque c'è martedì, martedì. Sì, Probabilì... facciamo. Probabilì probabilmente Squid andiamo Stein, avanti con Pac-Man. Tre, quattro, siamo un po' pochini. Sì, dobbiamo trovare un, un po' di più. bisogna essere almeno in 6, secondo me. 6 oh, al massimo è 8. A parte che non lo esatto, giochiamo esatto. da due anni, non mi ricordo un caro. Vabbè. Comunque Vector vuole venire, quindi già saremo con corvo. Siamo già 5. Stiamo facendo il nuovo Pac-Man. Tutto il live. sì. L'ultima volta avevamo messo robe nuove. Sì, l'hanno aggiornato time. recentemente ancora. Mi ha detto Fabio. C'è il nuovo Pac-Man che poi è il vecchio Pac-Man. Semplicemente una già volta Sì. sì Invece voi cosa state e, giocando Pasqui, questo ce weekend chat? Pasqui, appena ci dai il coso. via Libra che è pronto. Mattarella che deve tagliarsi i capelli da tre anni, non so di cosa parli. Vector. E la da 13 è chiuso, ragazzi. No, ma l'eredità che c'entra? Gli... Non era quello che stava facendo lui, no, lui, no, lui, lui stava facendo il suo A parte che dobbiamo fare anche quello. Perché c'è il nuovo gioco dell'eredità. Ma in realtà non lo possiamo giocare. Gio... Ah, quello vecchio, ok. Quello... okay. Si poteva... oh. si poteva... Sì, no, Federico, giocarlo grazie mille. Quello è bello. il locale, quindi Questo devo cliccare problema. io le vostre robe, sì. però vabbè. Grazie Federico, grazie, a grazie Federico. Io ho scaricato appunto Persona 4 su Switch. E... Gioco. L'ho detto l'inizio. Ho provato Cave Story. sembrava carino per Cave Story. Non è perché, parte... perché abbiamo fatto venire voglia a noi. Speriamo di sì. Almeno facciamo gli influencer. Ovviamente. Manco solo Marco. Brutta. Eh, ma io il fatto è trovare serie che riesco. Perché domani sera non riesco. Che dobbiamo rivedere i gol con gli altri ragazzuoli ma alla fine e... su Starfield com'è gratis sul Game Pass. Non è vero che lo paghi, però è... è sul Game Pass, ma non per, il, per Starfield. E Vector sì, no, dicevano mi pare dopo la live di FIFA, quindi penso di sì. Ah, sono, ho quasi finito One Piece, eh? poi penso ne parleremo da Tiziano, visto che vuole fare una live con parecchia gente che è appassionata di One Piece. Quindi saremo un po' di gente che... Mi sa che faremo un po' di attestate perché ho visto tanto entusiasmo e tocca abbassarlo un po'. No, non è, non è vero, però vediamo, dai. Comunque, Starfield, se volete un mio parere, è... ancora, cioè, ancora voglio giocarci di più per dare il, le mie conclusioni finali, però adesso quel che sto notando senza contare l'ottimizzazione che fa signor. schifo al cazzo eh, e queste robe qua e io voglio... che che vo vorrei veramente eh, dar la mano a chi ha avuto il coraggio di dire che finalmente è un gioco Bethesda senza bug eh. quello vorrei proprio dare chi l'ha detto scusa a tutti l'hanno detto, tutti. Ma, che detto ma no... tutti ma si sono sì, ma confusi uscisa, ma me. vedrai che si sono confusi perché guarda veramente era un altro gioco forse intendevo la lezione dice è chiuso. Io ho, di visto, vale, io ho visto cose. solo immagini su TikTok so, già, e il giro di bug gente... di gente che vola, di personaggi che si incastrano, che ti passano davanti mentre spari. Solo qua. Però ho detto, a parte queste cose qui, è un, è un gioco molto medio. È, è medio, è norma, È un gioco molto normale. Non è una merda. Chi vi dice che è una merda, non lo so che cazzo di. Giochi ha giocato. Però non è, non è una merda, non è. non è, neanche. Non aspettatevi assolutamente niente. Perché non è. Cioè, è molto normale. È... Cioè, è, è medissimo. È ha delle cose che sono orribili <ride> perché devi fare caricamenti su caricamenti per fare qualsiasi cosa. Però! Adesso lo leggo. C'è Francia che mi ha scritto: Impossibile fermare il minchia <ride> tesoro, <ride> penso. Ho eh, video l'unico Termonacolo. Dovrei iniziare Mais Morales che sta lì a prendere polvere invece di non morire lo 3. Sì. Porco Giuda, che paragone, Fiume. Eh, a me sembra fallout migliorato. Da come impatto sì, è assolutamente fallout, ma non sono d'accordo che sia migliorato io, sinceramente. Ma perché l'impostazione del dello stesso Io ho detto che è migliorato come narrativa. Come narrativa, assolutamente, ma anche come shooting è migliorato. e come Shooting Viking ha detto che è una merda, per esempio. Sì, però rimane comunque una merda, però è migliorato rispetto a Fallout, nel senso. E che non era bello, assolutamente. No, era una merda. E ho visto Kalel. che a Kalel sta piacendo. Oggi ho beccato Kalel che rispondeva a quelle domande, ne ho beccata una in cui parlava di. Di, um, di Starfield e diceva che lui l'ha dovuto alzare la difficoltà perché faceva cagare. No, li ha. In... Io adesso non mi ricordo su Starfield, su Fallout e su gli altri giochi Bethesda Probabilmente erano così. No, non è il segnalibro, ragazzi. Che... L'intelligenza artificiale è Ma... un imbarazzo veramente. Troppo, Nella pagina, eh. vi faccio vedere che... che non dico cacate. Nella pagina Sium c'è semplicemente chi mi ha regalato il signor. Andrea, che mi ha regalato il termoraculo e me lo così me lo ricordo sempre. Però non, non si alzano pagine in più, cioè è un, è un sottile strato di che non, non cambia niente, no? 70 euro non li vale comunque, ragazzi. Secondo me, secondo me proprio non li vale perché è un gioco comunque di dieci anni fa. Non è, non, non è truccato. Non è, truccato. Cioè è, un è un pelino migliorato rispetto a Fallout 4, però tutta l'impostazione dicevo dello spazio. Del viaggiare, lasciamo fare, va? del viaggiare tra un pianeta e l'altro eh, robe così è figo concettualmente ma poi nella pratica è una merda perché eh, se prima su Fallout dovevi andare da una città all'altra potevi andarci a piedi farti il viaggio, ti capitavano le cose, le robe del genere io su Starfield mi sto ritrovando a Prendo la missione, apro la mappa, mi teletrasporto nel punto dove consegno la missione, roba del genere. È un gioco a menu. Eh, no, no, è veramente un gioco a menu. Quella cosa lì è, sì, sì, è lo brutta. Lo poi poi eh, costringerti a non farlo, solo che delle volte eh, ti serve. Sì, nella pratica è solo viaggi veloci. È come se su Skyrim. Eh, Sposti solo a viaggi rapidi e lo facevi eh, perché quando sbloccavi poi il punto ti sbloccava i viaggi rapidi, però poi ti fermavi anche a andare in giro a esplorare il mondo perché il mondo quello era e quello avevi da esplorare e quello volevi scoprire su Starfield. Non ti viene voglia di scoprire il mondo, l'universo in questo caso, troppo perché almeno per adesso è eh, perché se vai, a, se atterri in un punto a caso di un pianeta che non è un punto di interesse. Ti viene fuori una porzione di pianeta randomizzata, eh, procedurale con dei punti di interesse che puoi lutare. Ma non c'è storia, non c'è niente di che, beh, non, ci mette, sono, fine, non ci sono me. cose. No, beh, il, il discorso ammette che devi comunque aprire il, un menu. Ma non cambia comunque eh. niente. Alla fine il succo è quello. Con o un menù, menu. O comunque, menu. uno eh, schermo. Sì, se lo fai con lo scanner senza aprire il menu, ti rompi i coglioni. Il triplo. È quello il punto, cioè. Eh, se stai lì a premere AAA per scorrere tutti i punti e poi teletrasportarsi è uguale se apri il menu fai prima semplicemente però lo fai eh... Sp Sp io non sono d'accordo io l'ho trova trovato 2, sicuramente io sicuramente l'ho trovato in inferiore di in di Spider-Man per quanto riguarda la trama ma grazie alle mie palle uno dura 20 ore 25 l'altro ne dura 5, 6, 7. Sì, Miles mi Morales, l'unica cazzata che hanno fatto è vendertelo come un gioco. Miles Morales, io, po io posso capire tutto sul discorso gioco di L.C. quello eh. che vi pare, ma sul punto di vista della trama, ci sta che non ti sia piaciuta. Ma io l'ho trovato un gioco assolutamente godibile. Il gameplay poi è di un gioco bello, che hai già visto, ma è di un gioco bello. Cazzo, quindi, gioco inutile se adesso. Se cyberpunk... ti interessa di Miles Morales, te lo giochi ed è divertente. È come perché se perché Phantom Liberty è... Mo lo vendono stand alone a 60 euro, sarebbe una puttanata. No, ma no, io sul fatto del no, potevano fare questo o quell'altro, siamo d'accordo. Sul fatto che è inutile, non sono d'accordo. Approfondisce il personaggio di Miles, che ha tra l'altro dei poteri diversi da Peter. E quindi, comunque, giochi un qualcosa di diverso. Quindi, è vero che il gameplay è uguale, ma fino a una certa, perché, comunque, ha dei poteri: ha l'elettricità, l'invisibilità, cose che non ha Peter. Perché ricordiamo che il ragno che ha, ha morso Miles Morales non è lo stesso di Peter Parker: ha poteri in più. Ehm, con la differenza che ti approfondisce il personaggio di. Miles Morales, oltretutto, hai anche, eh, diciamo, un periodo di un periodo. come si dice, una stagione diversa in cui girare per New York. Cioè, io l'ho trovato veramente bello. Poi, se non ti è piaciuta la trama a te, questa è una cosa assolutamente soggettiva, che, in carità. Un gioco Bimica inutile, detto... no, cioè, io l'ho giocato e mi sono divertito, quindi per me non è stato inutile. Poi oh, ripeto, poi lì c'è entrare in gioco la soggettività. Se non... Non ti è piaciuta la trama, non ti piace il personaggio, va benissimo. Comunque, cioè, a quel punto mi prendo Nomen Sky se voglio esplorare. Adesso. Cioè va bene tutto, però ragazzi, a parte no, che so, sono, sono giochi un pochino diversi, Nomen Sky non c'ha un cazzo di GDR, no. l'esplorazione è solo proprio nel chill, così, ma... Cioè, sono due giochi un po' diversi. Adesso Starfield e NomenSky. NomenSky, eh, no Starfield, se me lo vuoi paragonare a qualcosa, me lo paragoni a Mass Effect. Mass Effect, secondo me, è il paragone giusto per, no per Starfield. Che è più o meno, cioè, se ci pensi su eh, Mass Effect, viaggiavi nei pianeti. Eh, ma quello per te, frigitrice. Però non erano. cioè, viaggiavi nel pianeta i pianeti erano quelli lì. E c'era la sua trama eh, orizzontale. Non c'aveva. Troppo. Troppa espansione. Starfield invece vuole essere più aperto, più eh, GDR dispersivo. Dove vai. Dove cazzo ti pare. Però il problema è che io, appunto, avrei tolto. I... Fatto sta cazzata dei mille pianeti esplorabili dove non c'è un cazzo. Non me la fare. Fammi un gioco più. Mi fai pia... pochi pianeti. Me li fai belli. Belli strutturati e via. A questo punto, capisco che danno più immersività ai mille pianeti. Ma tanto se non mi serve un cazzo andarci, e no. Quelli... X Questo non sono d'accordo. Scusami, cosa vuol dire che un gioco non ha bisogno di più di 10 ore per raccontarti la trama? Dipende dalla trama, è come dire che tutti i manga dovrebbero durare 5 volumi. Il no, cazzo, se is... la storia dura vedi... 30 volumi, è perché l'ha scritta per 30 vedi volumi. di Baldur's Gate. Poi se ti, se, se vuoi leggerti solo la trama, te la leggi anche in 20 minuti. Ma beh. per carità, Dio, ma è come dire che. Però c'è cioè, tutto il gioco. Yakuza, dietro, eh? Fammi uno Yakuza in 10 ore, come strutturato, auguri. Oh, in Casar c'è da circa 20 di ore. Eh, eh, però... Sono che sono già il doppio, ma poi comunque hanno, è stata studiata. Per no, per però nel, nelle il discorso è che c'è anche il gioco in mezzo. Nel senso, certo, eh, no, certo. devi pure giocarlo. Il gioco non è che per me, come fai a dire che una trama. Di, 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 di linea non devi avere più di queste ore come fai a dirlo? Dipende dalla trama, perdona è proprio una cosa assurda, cioè non, non è possibile decidere che una trama deve essere lunga così per un film è diverso perché c'è tutto un discorso di al cinema deve durare un tot, che poi comunque anche lì durano 3-4 ore alcuni, quindi non è vero neanche in quel caso, però ti ripeto se un, autore, se un autore che sia di videogiochi di manga, di film, di serie tv pensa a una trama per due stagioni o 20 volumi di un manga, o quello che ti pare. Quello Beh, è. Ma molti giochi non sono riempiti con lì, però il problema cioè non è un problema stai unendo due cose che non c'entrano l'una con l'altra, insisto. Nel senso eh, se, se un gioco è un, altro discorso, se un gioco ha sé. un bel gioco, cioè lì il problema non è la, la trama che Esatto. Cioè, la trama ne risente perché il gameplay è ripetitivo, magari. Tu mi stai descrivendo un Assassin's Creed però... di ultima generazione esatto, però cioè, non, non vuol dire magari ne, nel mezzo il gioco è, è fighissimo. E poi comunque Starfield, la trama principale, credo che non duri più di 20 ore. Come Skyrim, Skyrim la trama principale durava 10 ore, poi era tutto il resto che era figo, comunque andare a fare. Cioè, potevi trovare roba. Ma Frigitrice, se parli di Miles, se parli di Miles, non ho capito cosa intendi. In generale, mi fai un gioco di 5 ore e non puoi fare la uh, mega complicata, la puoi fare se sei in grado di chiudere tutti i punti. Altrimenti, ovviamente, no, ci sono autori strettamente narrativo. Eh... Spider-Man. Secondo me andava ci, bene. Ci sta, 6, ci, sta che, ci sta che non fai 40 ore su Spider-Man. No, no. Ma, eh, eh. ma a parte che il fatto che il primo Spider-Man cioè il gioco, eh, princip chiamiamolo principale. Perché è quello più grosso dura 20 ore e poi può durare fino a 40-50 se fai tutto. Sì, Miles Morales che era un'introduzione di un personaggio nuovo per chi non lo conosceva, con un cattivo e l'illustrazione dei nuovi poteri. 6-7 ore ci può stare, secondo me. Ripeto, se poi parliamo del fatto che doveva essere un DLC, doveva essere questo, quello, quell'altro. Lascio a voi quello possiamo parlarne quanto volete. Sul fatto che quello è. Il... Poi, vabbè, Miles non ha una trama complicata, secondo me. È molto lineare, cioè capibile tutto. Non è. Ma Spider-Man in generale, a parte alcune trame, non è che ha trame intricate. Sono trame appassionanti, avvincenti, però non sono trame complicate. Non è Urasawa che ti fa il trillerone. Cioè, un, sono trame abbastanza delineate. Cioè, che non vuol dire che sia un difetto anche lanciarti da una trama. Questa è quella ti giochi. Non ci sono invece, magari su Yakuza ci sono tradimenti, intrighi, eh, twist, colpi di scena, perché stiamo parlando di una cosa diversa. No, no, sì, era... Infatti, ti ho detto: se parlavi di miles è questo, se non parli di miles, dipende perché se è un autore che sa scrivere. Guarda la regina di scacchi: una stagione, inizia, finisce, ti piace, figo. Fine stop. Se invece è un autore che vuole fare un po' di soldi e basta, te lo allunga. te lo ti... presenta la micronite, te la... te la tira, tira, tira. Poi magari ti, a... ti porta ad allontanarti da quella cosa lì. Però, appunto, lì stiamo parlando di scrittura buona e, scrittivo... e scrittura non buona, non corta e lunga che lì proprio si parla di uno che sa scrivere e uno che non sa scrivere o, se, o fa finta di non saperlo fare per guadagnare per quello prima dicevo non è una questione legata alle ore ma alla qualità se io sono se io voglio raccontarti un, un giallo e ho in mente la trama da qui a qui che finisce e vado avanti fino a qui perché l'editore o quel che lei mi dà più soldi faccio finta di non saper scrivere non è che non so scrivere per davvero e già comunque poi, eh, quando è che esce Starfield martedì? Pluto secondo me è una roba più bella di un no, mercoledì forse, oggettivamente. Poi mercoledì, mercoledì, mercoledì me lo direte anche. Voi tutti: Ah, Starfield. perché esce per. Ah, okay, Cosa sì. ne pensa. Sì, perché tanto poi lì eh, si aprono le cancelle. Quindi non si può giocare fino a sabato. Sfigato, <ride> giocaci in cloud. Doglia, eh, oh, però è. Oh, su console... no, non ho detto che è il mio preferito. Me mi sono detto che oggettivamente cioè, se cancello me, forse come scrittura è il più pulito di Urasawa. Pluto su cioè, console non c'è un castigo di... su console, però gira da dio, ragazzi, eh? Starfield. Su console, Sì. 30 fps granitici con qualche caletto ogni tanto, però granitici 30 fps. Poi, poi andate da, dagli sfigati col PC a dirgli: A coglione, eh, te, te, Starfield, te ci ci sta a coglione. <ride> Guarda qua com'è stabile. E io intanto lì che rosico. Fatemi vedere chi possiamo raidare, eh? che siamo già ampiamente oltre l'orario. Eh, beh, 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 come fa le pecore tutti Starfield, quindi non è che c'è molta. Scelta. Ma infatti abbiamo Berro che fa Baldur, abbiamo Pelati e fumetti, quindi... abbiamo Viking che fa Baldur, pure lui, uno di questi. E c'è Signor Max anche che sta chiacchierando, credo. E eh, la sua so. poi, sì, ci arriva, però... Eh sì, deve partire col nuovo personaggio. Ah, eh... Un... Io farei io Berro. Obero o umberto o pelati uno dei due allora, da umberto andiamo Dai, andiamo da umbertone dal pelato e il fumetto vai fai tu eh faccio io eh, ci vediamo domani mattina con i piratini ma nello mare speriamo eh, beh, di riuscire un po'. a finirla tutta perché dicono che domani è bella domani c'è ma si sì, anche l'altra ci sono i salvataggi sette ore, poi, ci sono i salvataggi non so, boh. 5 minuti l'aggiornamento io non so